Bona, bona, bona. Buona, buona. Che è, signore? Non è niente, ci ho fatto un buco alla giacca, l'occhiello. Niente, si riposa un attimo, che io vado a vedere di là. Ho visto una nuova cliente, voglio vedere chi è. Ma quella è mia nipote, sì, è arrivata ieri da Roma. E allora perché non l'ha detto subito? La facevamo entrare e stavamo meglio tutte e due, no? Buona. Buongiorno signorina. Prego, signorina, venga, venga. Salve. Salve, mi chiamo Angela. Ah, lei è la nipote della zia? Sì. Ma lo sai che sua zia sembra una bambinella di 5 anni? Si lamenta sempre, si lamenta. Ha paura. Sì, non vuole stare. Buona. Posso? Mi scusi, signorina. Ha visto che adesso c'è la nipotona? Grazie. Così si calma. Riproviamo. Signorina, lei non ha bisogno di niente? Fortunatamente no. Non so, una cari, un canino, qualche cosa? No. Adesso le dico una battuta spiritosa. Lo sa che io per ogni 5 canini regalo un buldoccolo? Pino, porta la protesi della signora della torre. Ah, dottor, deve essere questa. È questa, sì, sbrigati, ha due elementi. Sì. Ah, un momento, ecco qua. Ecco, signora. Apra la bocca, stringa. Sembra quella. Sì, è una schifezza, ci deve essere un piccolo errore. Aspetta che la ritogliamo. Peppino, avvicinati. Allora, arrivederla, signore. Torni pure quando vuole, eh? Senza appuntamento. A presto, dottore. E porti con lei la bella nipotona. Arrivederla, signorona. Sì, signorina. San di Melda delle Dolomiti. Facci venire due gengiviti. Così io me la proto su tutta quanta della capo.